La novità di quest'anno è il coinvolgimento del liceo artistico che si è occupato di tutta la parte di grafica, del convegno. Vedete appesi i manifesti fatti dagli studenti della quinta grafica e poi tra questi manifesti abbiamo scelto quello che ci sembrava più adatto a rappresentare il tema di quest'anno, che è quello che avete trovato appesato in giro ovunque. Personalmente, ma anche d'accordo con gli altri organizzatori, riteniamo molto valida questa collaborazione. Io da fisico cioè sono un po' un profano del mondo artistico, del mondo grafico, ma ho trovato molto affascinante questa collaborazione e questa possibilità. Quindi in questo momento ringrazio anche i miei studenti della quinta grafica. E ci auguriamo che sia una collaborazione che possa proseguire anche in futuro. Ok, presento l'ultima realtà che ci ha da sempre sostenuto, che è l'Associazione delle Argonaute, e quindi chiamo per un breve intervento la professoressa Maria. Grazie, benvenuti a tutti. L'Associazione Argonaute è nata nel 2004 nella nostra provincia, per un impegno da parte di un gruppo di donne che via via si è allargato, ha subito accolto positivamente l'idea di sostenere e patrocinare questo convegno per molti motivi, uno dei quali è la partecipazione attiva delle ragazze allo studio delle scienze e anche alla produzione poi scientifica. Aspetto che oggi sembra tranquillo, ma che fino in fondo non è ancora. A proposito del convegno di oggi, io sottolineo la presenza, diciamo così, nei nostri cuori, nella nostra mente, della grande Madame Curie, che, se avete visto la foto che presentava il convegno, era l'unica donna presente. È l'unica donna che ha preso due Nobel per due discipline diverse, la fisica nel 1903 e la chimica nel 1911. Il primo l'ha preso col marito e con Becquerel, ma senz'altro il suo impegno è stato profondissimo. Potremmo dire anche che il marito ha preso il Nobel con la moglie. E la moglie aveva un certo peso, visto che poi si è presa un altro Nobel per la chimica, per la scoperta del radio e del polonio. Quindi, questa donna che ha sopportato ingenti fatiche per poter studiare non ha mai mollato. Ha avuto anche dei figli, ha avuto una famiglia, cucinava e contemporaneamente analizzava la peclenda, si chiamava questa sostanza, faceva delle cose incredibili ed è riuscita a farle. Per noi sia un grande, diciamo così, messaggio di speranza, di fiducia, di coraggio, possiamo farcela, ci dobbiamo impegnare molto, ma ce la possiamo fare. Grazie.